per fare la spesa, quanto la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni. Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare sigarette, al posto di prendersi, dato che hanno il vizio del fumo, va bene, non entro in merito, ne prendono parecchie, se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa, il parrucchiere a domicilio, ma sti capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta, perché sono stressati? Ma ragazzi, io corro da 20 anni. Tra alti e bassi corro da 20 anni. E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre a scuola elementare, ma dove andate a correre? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostire carni, a fare barbecue, ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza. Facevano delle feste in un condominio. Ci sono andato io solo oggi, di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio. Ma il contagio lì è. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia. Non con i vicini di casa. Che poi voglio vedere questi vicini di casa che confidenza avete. Tutt'ora sti buon vicinato c'è a Delia. Tutti sti buon rapporti di vicinato ci sono a Delia. Gente che per fare il cartellone, andrà tutto bene. A casa 20 persone per fare questo cartellone, perché il cartellone deve essere bello. E chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone. Quello è contatto.